Tra un'ora circa prenderà il via a Giulianova il carnevale a quattro zampe, ma fino all'ultimo minuto proseguono le polemiche sull'opportunità, o meno, di mascherare i cagnolini. Dopo le polemiche innescate dalla presidente dell'associazione Unica, Giusy Branella, alla quale hanno dato pieno sostegno diverse associazioni, tra le quali 100% Animalisti, interviene anche l'Università degli Studi di Teramo con un segnale netto e chiaro, ritirando il patrocinio al carnevale a quattro zampe. Il direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Unite, Lucio Petrizzi, ha comunicato all'Associazione Tutela Diritti Animali dell'Arci di aver revocato il patrocinio al carnevale giuliese, che prevedeva, appunto, la sfilata dei cani mascherati. L'associazione aveva chiesto la revoca del patrocinio perché la manifestazione era in contrasto con le linee guida per la concessione dei patrocini da parte dell'Università degli Studi di Teramo, non avendo l'iniziativa alcuna finalità culturale, scientifica, educativa e non in coerenza con i fini istituzionali e le funzioni primarie dell'Ateneo. Certamente la conferma che avevamo ragione noi, precisa il presidente Gabriele Bettoschi, a sostenere che il carnevale a quattro zampe è solo l'ennesimo sfruttamento degli animali per un odioso e sempre più contrastato divertimento umano, così come avviene nei circhi. Bettoschi precisa che giovedì mattina era stata inviata una diffida formale al sindaco a non utilizzare animali mascherati per la sfilata prevista per oggi, domenica 4 febbraio, perché far sfilare un cane mascherato in mezzo a confusione e frastuoni è quanto di più innaturale e lesivo della sua dignità, configurando così il reato di maltrattamento, oltre ad essere espressamente vietato dalla legge regionale 47 del 2013 sulla protezione animali.